Ciao ragazzi, nuovo video Tutto Tech. Oggi andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio la privacy del nostro assistente vocale. Eh sì, perché parecchi di voi in tempo passato mi avevano scritto che avevano forti dubbi su come il nostro assistente vocale trattasse tutte le informazioni che noi mettiamo a disposizione. Bene, su quello vi posso assicurare che Amazon ha fatto dei lavori veramente enormi per far sì che noi riusciamo ad avere i nostri dati tutelati. Poi, per l'amor del cielo, visti i miliardi di sviluppi dove anche le aziende più solide venivano trafugati i dati, purtroppo la certezza matematica al 100% non ce la potrà mai dare nessuno. Recentemente Bloomberg ha realizzato un'inchiesta per quanto riguarda la privacy, quindi un po' di persone sono andate ad indagare come il nostro assistente vocale gestisce anche le nostre richieste. Nel frattempo vi dico che ogni qualvolta voi chiedete qualcosa al nostro assistente vocale, che sia un'azione o una domanda per avere una risposta, un algoritmo deve fare delle operazioni un po' complesse, nel senso che dovrà andare ad attingere informazioni da altre fonti, cosa che si svilupperà sempre di più, oppure quando gli diciamo di accendere e spegnere la luce, l'azione non avviene nel nostro dispositivo vocale qui a casa, ma questo collegato al modem fa sì che questa informazione arrivi a un server di Amazon enorme e praticamente in tempo zero arrivi la conferma di accensione, spegnimento, quello che volete fare, e l'azione avvenga. Come vi dicevo prima, Bloomberg ha svelato che esiste un gruppo di persone di Amazon che sta in ascolto di queste richieste che noi facciamo per il nostro assistente vocale. Allora, non allarmatevi, adesso cercate di ascoltare fino in fondo quello che sto per dirvi. Tutte le volte che noi andiamo ad effettuare una richiesta, questa viene poi registrata. Allora, alcune vengono distrutte, perché comunque, come viene dichiarato per la privacy, vengono eliminate. Altre invece vengono tenute in considerazione, finiscono in un server a parte, dove un gruppo di persone più o meno 8-10 ore al giorno ascolta tutte queste micro registrazioni. Quindi io che dico accendi la luce, spegni la luce, oppure gli chiedo informazioni su quanti anni ha quella persona, eccetera eccetera. Alcune di queste informazioni vengono trattenute e ascoltate perché si possa migliorare sempre di più la risposta del nostro assistente vocale. Molti di voi diranno, sì, però questo lede la mia privacy. Allora, io vi dico come la penso io. Oggi come oggi, parlare di privacy, secondo me, si è arrivati ad un livello utopistico, nel senso che se vogliamo credere che i nostri dati sono salvaguardati, per l'amor del cielo, ognuno è libero di pensarlo. Io sono sicuro che tutto ciò che concerne quello che noi mettiamo online, dalle foto a tutte le informazioni eccetera eccetera, vengono comunque utilizzate, ne sono sicuro, cioè io ho questa convinzione. Basti semplicemente pensare che se si parla di un oggetto in particolare, casualmente poi vengono fuori dei banner pubblicitari inerenti quel prodotto piuttosto che quella piattaforma sulla quale io vado a comprare. Questa è la mia personale opinione. Detto questo, Amazon in tutto questo comunque, ripeto, ha dichiarato che esiste questo gruppo, fa questo tipo di azioni, ma per migliorare. Quindi se la risposta del mio assistente vocale non è stata sufficientemente dettagliata, ascoltando la risposta che mi è stata data, potrebbero andare ad ampliare il software e quindi tramite aggiornamento far sì che la volta dopo la risposta sia più completa e anche più esaustiva. Però se volete capire dove vanno a finire questi spezzoni che vengono tenuti da parte e come far sì che non avvenga più questa operazione, entriamo in Amazon, andiamo alla voce account, si aprirà il menu a tendina e andiamo alla voce dei nostri dispositivi. Clicchiamo su i miei dispositivi, selezioniamo le azioni e poi ancora gestione e controllo dispositivi. A questo punto andremo in alto nel menu privacy del nostro assistente vocale,
scendendo l'ultima casellina, l'ultima finestrella, la selezioniamo e scorrendo in basso troveremo la voce dove ci indica appunto che le registrazioni vengono utilizzate per migliorare il servizio. Disattivando questo flag avrete la possibilità di far sì che non registrino più le vostre operazioni. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questa tra virgolette rivelazione che è stata fatta da Bloomberg. Se voi siete tra quelli che preferirebbero attivare la privacy oppure lasciare così com'è, in modo tale da poter avere informazioni più dettagliate. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!